Il lockdown non spegne la voglia di grigliata, che è sinonimo di convivialità e di buon umore. Ecco tutti i segreti per un barbecue a regola d'arte. Dorotea Gambardella. Di ottima qualità, un buon vino, la compagnia della famiglia, perché invitare amici e parenti ancora non si può, un pizzico di esperienza. Ecco la ricetta per un barbecue perfetto, anzi no, mancano due ingredienti fondamentali. Il tempo a disposizione che avete per grigliare e l'amore che metterete nel farlo. Se avrete tempo non rovinerete nulla, se ci metterete amore tutti i vostri commensali se ne accorgeranno e si leccheranno i baffi. Diversi gli errori da evitare durante una grigliata, il più importante è pensare che sia il fuoco a cuocere la carne. In realtà il fuoco brucia ed è la brace che cucina, quindi una volta acceso il fuoco dovete solo aspettare che si formino le brace e a quel punto potete iniziare a grigliare. La distanza tra la brace e la griglia deve essere almeno di 10 cm e non ci deve essere la formazione di fiamma viva, perché la fiamma viva è quella che potenzialmente può produrre delle sostanze pericolose. Che cos'è l'amore? Primo step, la scelta della carne. Quattro i tipi più adatti alla griglia: manzo, maiale, pecora, pollo. Evitate cacciagione, ad esempio il cinghiale non è una carne che al barbecue dà il meglio di sé. Poi la marinatura, ovvero l'immersione della carne qualche ora prima della cottura in un'emulsione a base di olio o latte con limone, aceto, senape o birra, più spezie varie. Il condimento serve per renderla più tenera, succosa e saporita, meglio se aggiungete erbe aromatiche in abbondanza. Queste erbe hanno un ruolo che può essere protettivo per la formazione di sostanze potenzialmente tossiche. Intanto si prepara la brace, che è pronta quando si forma una leggera velatura bianca di cenere. Non resta che cuocere la carne, tenendo ben presente che il barbecue non è un forno, quindi bando al cronometro, spazio al termometro. Ogni carne ha una temperatura precisa alla quale va servita. Se grigliamo del manzo, per portarlo a tavola al sangue, la temperatura interna dovrà essere di 55 gradi. Per le carni bianche invece superate sempre i 70 gradi, perché le carni bianche al sangue non sono il massimo. Salsicce, coscette di pollo e bistecche vanno posizionate nella parte più bassa della graticola e lasciate cuocere per 5 minuti, girandole una volta per lato. L'obiettivo è la formazione di una crosticina sulla superficie per il rilascio di sostanze aromatiche che ne enfatizzino il sapore e che stuzzichino l'appetito. Attenzione a non bruciare la carne, per contorno nulla di meglio. Delle verdure e da consumare soprattutto crude, come nel caso per esempio di peperoni o di pomodori, che apportano grandi quantità di vitamina C, che è protettiva nei confronti di potenziali sostanze dannose che si possono creare durante la cottura. Ma che bontà, ma che bontà! Non solo carne, anche pane, pesce, formaggi, verdure sono gustosissimi grigliati e, complice il metodo rapido di cottura, mantengono intatte le qualità nutrizionali. Gola e benessere vanno ancora a braccetto se ci limitiamo a un barbecue a settimana, o meglio uno ogni 15 giorni. Magari per l'occasione diamo sfogo alla nostra creatività gourmet. Mettete una fetta di ananas sulla griglia e lasciatela per qualche minuto, poi sparaggetela di cannella e zucchero a velo. Avrete creato un dessert in pochi minuti, semplice ma davvero sfizioso. Che profumino! Il lockdown non spegne la voglia di grigliata, che è sinonimo di convivialità e di buon umore. Ecco tutti i segreti per un barbecue a regola d'arte. Dorotea Gambardella. Di ottima qualità, un buon vino, la compagnia della famiglia, perché invitare amici e parenti ancora non si può, un pizzico di esperienza. Ecco la ricetta per un barbecue perfetto, anzi no, mancano due ingredienti fondamentali. Il tempo a disposizione che avete per grigliare e l'amore che metterete nel farlo. Se avrete tempo non rovinerete nulla, se ci metterete amore tutti i vostri commensali se ne accorgeranno e si leccheranno i baffi.
corsi, gli errori da evitare durante una grigliata. Il più importante è pensare che sia il fuoco a cuocere la carne. In realtà il fuoco brucia ed è la brace che cucina, quindi una volta acceso il fuoco dovete solo aspettare che si formino le braci e a quel punto potete iniziare a grigliare. La distanza tra la brace e la griglia deve essere almeno di 10 cm e non ci deve essere la formazione di fiamma viva, perché la fiamma viva è quella che potenzialmente può produrre delle sostanze pericolose. Che cos'è l'amore? Primo step, la scelta della carne. Quattro i tipi più adatti alla griglia: manzo, maiale, pecora, pollo. Evitate cacciagione, ad esempio il cinghiale non è una carne che al barbecue dà il meglio di sé. Poi la marinatura, ovvero l'immersione della carne qualche ora prima della cottura in un'emulsione a base di olio o latte con limone, aceto, senape o birra, più spezie varie. Il condimento serve per renderla più tenera, succosa e saporita, meglio se aggiungete erbe aromatiche in abbondanza. Queste erbe hanno un ruolo che può essere protettivo per la formazione di sostanze potenzialmente tossiche. Intanto si prepara la brace, che è pronta quando si forma una leggera velatura bianca di cenere. Non resta che cuocere la carne, tenendo ben presente che il barbecue non è un forno, quindi bando al cronometro, spazio al termometro. Ogni carne ha una temperatura precisa alla quale va servita. Se grigliamo del manzo, per portarlo a tavola al sangue, la temperatura interna dovrà essere di 55 gradi. Per le carni bianche invece superate sempre i 70 gradi, perché le carni bianche al sangue non sono il massimo. Salsicce, coscette di pollo e bistecche vanno posizionate nella parte più bassa della graticola e lasciate cuocere per 5 minuti, girandole una volta per lato. L'obiettivo è la formazione di una crosticina sulla superficie per il rilascio di sostanze aromatiche che ne enfatizzino il sapore e che stuzzichino l'appetito. Attenzione a non bruciare la carne, per contorno nulla di meglio. Delle verdure da consumare soprattutto crude, come nel caso per esempio di peperoni o di pomodori, che apportano grandi quantità di vitamina C, che è protettiva nei confronti di potenziali sostanze dannose che si possono creare durante la cottura. Ma che bontà, ma che bontà. Non solo carne, anche pane, pesce, formaggi, verdure sono gustosissimi grigliati e, complice il metodo rapido di cottura, mantengono intatte le qualità nutrizionali. Gola e benessere vanno ancora a braccetto se ci limitiamo a un barbecue a settimana, o meglio uno ogni 15 giorni. Magari per l'occasione diamo sfogo alla nostra creatività gourmet. Mettete una fetta di ananas sulla griglia e lasciatela per qualche minuto, poi sparaggetela di cannella e zucchero a velo. Avrete creato un dessert in pochi minuti, semplice ma davvero sfizioso. Che profumino! Se quasi tutto ancora proibito, la grigliata del primo maggio tradizionale è irrinunciabile anche senza compagnia. Non ti ho mai visto così in forma. Beh, mi sento bene, sai, belle donne, ottimo cibo. Un classico, la grigliata del primo maggio, ma quest'anno le tradizioni devono adattarsi alle misure anticontagio. Il barbecue si fa in balcone o nel proprio giardino. L'importante comunque è conoscere i segreti per la cottura perfetta. Una volta ottenuta la brace, fate in maniera tale che metà griglia sia perpendicolare, abbia la brace sotto, e metà no. Questa è una zona di salvezza che vi sarà molto utile nel corso della vostra grigliata. Come si cuociono dei cosciotti di pollo come questo? Molto semplice, si adagiano sulla griglia rovente per qualche minuto, dopodiché li si sposta nella parte dove la brace non c'è. In questo modo non si brucerà, rimarrà solo quella golosissima crosticina. Se poi volete, ragazzi, prima della cottura potete bagnare il pollo con una marinata: olio, limone e un pizzico di sale. Come si cucina il maiale sulla griglia? Classiche braciolette di maiale che vi consiglio di marinare prima di metterle sulla brace. Se avete delle salsicce, non bucatele, lasciatele intere prima sulla griglia rovente e poi spostatele nella zona dove la griglia è meno bollente. Infine il manzo, sua maestà il manzo. Se volete apprezzare il meglio delle caratteristiche gastronomiche del manzo, il consiglio che vi do è di scottarlo appena, mangiarlo al sangue, un filo d'olio e un pizzico di sale.